servizio. Con la consegna di attestati a dipendenti comunali andati in pensione, il prefetto di Pistoia Emilia Zarrilli a affiancare il sindaco Giuseppe Bellandi, a Montecatini si è rinnovato l'incontro in municipio per gli auguri di Natale e per il nuovo anno. Auguri che il sindaco estende dai microfoni di TVL all'intera comunità montecatinese. È facile dire buon Natale e felice anno nuovo. Quest'anno però è diverso perché lo dico, ci credo, perché voglio bene alla mia città e a tutti quelli che la abitano, cittadine e cittadini, quelli. Ma insomma quest'anno è diverso perché è l'ultimo augurio che faccio da sindaco e quindi assume un significato particolare per me. Lo assumerà anche forse per la città, poi qualcuno dirà meno male se n'è andato via, qualcun altro dirà beh forse è stato un bravo uomo, non è questo che mi interessa che il mio messaggio sia stato capito. A me dispiace, a volte le critiche servono, io ho imparato a fare il sindaco ascoltando i cittadini. L'unico dispiacere che ho avuto è quando ho capito di non essere stato capito nel mio messaggio. Questo è il crucio, al di là delle cose fatte, le cose non fatte, poi giudicheranno gli altri perché non sta a me giudicarli. Però questo è anche un momento non di tristezza certamente, ma di felicità, perché la serenità è la cosa più importante nelle famiglie. E il mio augurio va soprattutto a quelli che in questo momento di serenità ne hanno meno, a chi ha problemi di salute, chi ha problemi economici, tutti quelli che hanno problemi veramente ai cui sono più vicino io, e so che anche la mia città, che ha un grande cuore, a loro è vicina. Basta, vi ho dato noia per tanto tempo, basta davvero, ma di cuore, perché vi voglio veramente bene, un augurio di un sereno Natale a voi e alle vostre famiglie.